Ci siamo conosciuti per quella che è la mostra dei quadri, perché Laura Salve è una pittrice, però non possiamo dimenticarci che è anche una farmacista e che nella branca della farmacia rientra anche la cosmetica. Però nessuno si poteva immaginare che Laura Salve potesse dire faccio un profumo, un particolare profumo. E allora ci devi raccontare la storia di questo profumo. Il profumo è nato dall'idea appunto di accostare l'arte alla cosmetica, è una branca della farmacia. Ho molte idee per la testa e quindi ho cercato di unire, di fare una combinazione delle due. Il profumo, diciamo che nasce come la voglia di costruire una fragranza che rappresenta l'anima dell'artista. L'artista è per questo che viene chiamato, diciamo, profumo d'artista. Questo profumo sono 130 pezzi numerati, quindi unici. Più di quelli non ce ne sono, che vengono proprio rappresentati e presentati come opere d'arte e quindi saranno presenti in diverse mostre anche a livello internazionale, a cui le presenterò. I profumi hanno tutti chiaramente la stessa, il profumo ha tutta la stessa fragranza e le boccette sono dipinte singolarmente una a una con colori a vetro in una scatola, in un packaging disegnato completamente da me. Quindi sono 130 bottigliette diverse una dall'altra. Esatto, 130 bottigliette diverse una dall'altra. In questo modo sono riuscita nel mio intento a riuscire ad unire l'arte della cosmesi all'animo dell'artista e all'arte. Chi ti ha aiutato in questa avventura? Allora, questa avventura mi ha aiutato un'azienda di Assisi, che mi ha permesso insomma la realizzazione, perché dall'idea diciamo sono passati diversi mesi in cui ho dovuto provare, diciamo, annusare diverse fragranze, all'incirca un migliaio, e da quelli io ne dovevo scegliere, secondo i miei gusti particolari, 30. Da lì siamo andati a Rimini con questi ragazzi di questa azienda, siamo andati a Rimini dove abbiamo fatto la ricetta del profumo con tutti i suoi viraggi e le sue note. Abbiamo aspettato la macerazione, quindi tempi lunghi per quanto riguarda la preparazione del profumo, e quando è arrivato il profumo sono arrivate in particolare due boccette con due gradazioni diverse per fragranza che avevo scelto, e quando ho aperto, diciamo, la prima non ero convinta, la seconda ho detto ecco, questo è il mio profumo, e da lì è partito tutto l'altro mio impegno per la creazione della confezione esterna e della pittura e del logo, perché successivamente, avendo scoperto che non esisteva ancora, non esiste diciamo un profumo come opera d'arte e non esiste profumo d'artista, quando sono andata a registrare il marchio, a quel punto l'ho registrato e adesso è diventato mio e si chiama profumo d'artista Laura Salve. Non ci sarà ripensamento nel dire sì, vi regalerò una nuova occasione per questo profumo, la tentazione di dire beh, tanti me l'hanno chiesto, perché oggi tanti te l'hanno chiesto il profumo, no? Sì, sono stati in diversi. Allora, sotto questo punto di vista diciamo che c'è una difficoltà, cioè se uno vuole rimanere originale come un quadro. Un quadro è unico, quindi per me non è ripetitivo, non posso riprodurlo ancora. Il profumo è nato per me come opera d'arte. È vero che è riproducibile, perché non è come un quadro che è diverso. Quindi, a seconda di come vertiranno tante altre cose, perché parteciperà molto probabilmente a delle fiere anche all'estero e altre cose, vediamo come va. Per il momento non penso, penso di mantenere soltanto queste 130 opere d'arte, ecco, le mie creature.
Vogliamo fare gli auguri di Buon Natale. Auguri di Buon Natale a tutti e vi ringrazio ancora di avermi con voi in televisione.